No, 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 non cominciamo. Fra l'altro la Costituzione non c'è più, è stata abolita. Basta. C'è stato il decreto, si salvi chi può. Perché appena hanno saputo che noi dovevamo parlare di Costituzione, hanno preferito abolire la Meglio, Costituzione. meglio, hanno suicidato. Esatto. Non abbiamo mai pensato, dovremmo cominciare ora, è Il brutto. pensiero è una cosa pericolosa perché più tu lo frequenti, più la testa si allarga e poi può fare male perché la scatola cranica la Sì. Infatti contiene. lui certe volte se ne va in sovrappensiero Non e praticamente. pensate, non No, no, pensate. no, no, devo Ciao. fare. Ciao. Non dovremmo accontentarci di questa libertà. Ci sono molti aspetti di cui ho parlato, ma principalmente quello che mi sta più a cuore è proprio il fatto che apparentemente noi viviamo nel momento, diciamo, più celebrato di liberalità e di possibilità per l'essere umano. Però, per come sono andate le cose, in realtà c'è una grande sperequazione nel mondo tra ricchi e poveri, tra chi sa e chi non sa, e questo rende le condizioni della libertà mutilate, nel senso che si può dire che sia veramente compiuto quello che la Carta Costituzionale prescriveva e quello su cui sbatteva Calamandrei quando parlava della realizzazione completa della persona, delle sue possibilità di studio. Ecco, tutto questo, per esempio, è legato a un tema che è appunto quello dell'equilibrio sociale, che non si è realizzato.